No te la prime preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Rivolgo un saluto a tutti voi, ragazze, ragazzi, insegnanti, dirigenti, personale scolastico, genitori. Sarà un momento di intensa emozione, così almeno è stato per me, ogni primo giorno di scuola. Ciao a tutti, sono Nao e vi do il benvenuto a scuola. Siamo a voi. La scuola spacca, tira sulle... Funziona secondo te così? Ci stiamo provando, è un esperimento per tutti, quindi è nuovo, nessuno si aspettava che ci saremmo mai potuti ritrovare in una situazione del genere. Certo, non sarà normale, non sarà come tutti gli altri anni. Nella mia veste di padre all'alba ho accompagnato mio figlio. Adesso che alle medie è diventato un po' più grandicello, l'ho lasciato per l'ultimo miglio che ha percorso da solo. Abbiamo lavorato tantissimo, sono stati mesi durissimi e apriamo questo portone veramente con un cuore gonfio di speranza nei loro confronti. Professoressa, buongiorno. Professoressa di storia e filosofia. Si chiama Rosella. Come andate, rientro? Bene, benissimo, è stato emozionante incontrare. Ecco, dimmi un po' di queste frasi un po' retoriche così, dai. È stato emozionante rivederli, rincontrarli, sentire veramente la loro presenza. Quanto era bella la didattica a distanza? Beh, insomma, per me che sono un po' avanti negli anni, naturalmente preferisco averli qua. Su che la faceva? Su Zoom? Esattamente su Zoom. Che sei imparata? Insomma. Preferisci essere qui in classe con la mascherina o a casa con la didattica a distanza? L'ho sempre detto durante la quarantena, voglio tornare a scuola pure. Hai capito quante ore dovrai fare online e quante in presenza? Io so che vado una settimana a scuola e una settimana a casa. Allora, io sono rimasta un po', triste, perché ovviamente sono stata divisa dall'altra metà dei miei compagni di classe. Allora a sto punto avrei preferito restare completamente a casa. Avete un po' di paura di questo reinizio? Sì. Siamo molto emozionati, hanno voglia di tornare, però sì, ci spaventa anche, ma perché è una cosa nuova, è come il primo giorno della prima elementare, non sai cosa ti aspetta. Un po' di paura c'è? Maestra Anna! Maestra Jessica! Maestra Cristina! E maestro Riccardo? Vi dicono... Ben tornati! Ora volevo rassicurare a chi posta foto di bimbi allegri, pimpanti, festanti, che per i miei anche quest'anno non è cambiato nulla, così il nostro primo giorno di scuola, prego vedere video, attenzione, così si portano i figli a scuola, così. L'entusiasmo delle creature il primo giorno di scuola. Vedi, si riabbracciano tutti dopo tanto tempo che non no, si vedono. No, ma non si può abbracciare, uffa. Non è giusto. Si abbracciano senza mascherina. Sì, sono tutti senza mascherina, si abbracciano. Lo vedi? Sì. Mille anni di vie. Che non si vedono da tanto, probabilmente. E quando vedrai i tuoi amichetti non li abbraccerai tu? Non posso, perché c'è il coronavirus. Non fare come questi ragazzi qua che si mettono tutti appiccicati ai compagni. Ma se invece li abbracci con la mascherina? No, in realtà no. Ciao mamma. Patto di corresponsabilità firmato. Il cambio, gli occhiali, il bicchiere. Dov'è lo spray? Spray disinfettante. Non c'è uno nuovo. Non ci si può abbracciare perché c'è il coronavirus. Ma che cos'è? Un germe. Il sapone ci fa così e ci mette la mascherina. Ci stiamo lavando le mani. Va, bravissima. Cartellina. Abbiamo firmato un patto nel quale noi genitori ci proponiamo di controllare ed essere ben attenti che il ragazzo stia bene. Vi siete misurati alla febbre stamattina? Sì. Ma non vi siete misurati alla febbre?
scusate. Era obbligatoria la misurazione della febbre a casa. Vabbè, dai, se uno si sente bene, dai. Siete pure grandi, maggiorenni, no, dovete misurare a casa. Vabbè, dai. Bentornata, ben arrivati. Come va? Bene. Tutto a posto? Buongiorno signora. È pronta, preside? Prontissima. L'abbraccio. Ci siamo, andiamo su, andiamo a vedere com'è la classe. Va bene? Sì, in fila per due, ma non diamoci la mano. Senza mano. I giochi sono stati sanificati, abbiamo anche fatto degli acquisti, delle barriere che prima non c'erano per suddividere. Prima di andare lì, se c'è stato un altro gruppo, dobbiamo provvedere alla sanificazione. Chi fa tutto questo? Chi fa tutto questo? Il personale ulteriore che abbiamo assunto. Abbiamo anche dei ritiri dal nido per il discorso economico-finanziario, perché la retta, abbiamo aumentato la retta di 20 euro. Adesso fanno entrare elementari e medie e dall'altra parte, che è sempre lo stesso comprensorio, entreranno le prime e i più piccolini. La stessa quindi, cosa per le uscite, tutto fatto tutto in alternanza. Scaglionato esattamente a orari di mezz'ora. Ciao! Buona scuola! Ore 8:15, abbiamo appena consegnato Nicolò. Ora andiamo alla consegna di Marco. Attenzione alla strada, andiamo sul marciapiede, ragazzi. Sono le 9, abbiamo appena lasciato Marco, alle 10:30 invece entrerà Maya, sempre nella stessa scuola. Sono le 10:50, anche Maya in prima media è entrata. Praticamente ci abbiamo messo dalle 8:15 alle 10:50. Quasi 3 ore. Il fatto di far iniziare i bambini alle 8:55, io attacco al lavoro alle 7:30, ciò significa che devo far venire una babysitter a casa che poi me lo allunga a scuola, poi per 4 ore. Oggi ha chiesto un permesso? Oggi ho chiesto un permesso anche per domani, sai, i primi 2 giorni di scuola, però poi dopo uno si deve organizzare. Posto che un po' ci siamo sentiti abbandonati, tuttavia il nostro senso del dovere presente nella cultura delle scuole, presente in tutti i presidi, ci ha suggerito di continuare il nostro lavoro. Anche a te hanno detto che arriva Mattarella, ma chi è Mattarella? So solo che è una persona importante. Vieni qua perché? Per riaprire le scuole. Oggi la riapertura della scuola è una prova per la Repubblica, per tutti, nessuno escluso. Auguri per l'anno scolastico. Bang, bang, la sveglia che suona, bang, bang, devi andare a scuola. Bang, bang. Soltanto un momento per sognare ancora. Cominciamo dalla mattina, ci si sveglia e ci si misura la febbre. Se è sotto 37,5 si può partire. Ore 7:20, misurazione della febbre, vai. Anche tu mai. Quanto pesa sto corso? Si sale sul bus, mi raccomando, mascherina, rigorosamente mascherina. Ricordiamo che sugli scuolabus si può stare al 100% per un percorso massimo di 15 minuti. Arriviamo a scuola, davanti a scuola, attenzione qua, perché qua non ci si può assembrare, quindi neanche fuori dalla scuola ci si può assembrare. Se è un elementare accompagnato dal genitore, magari questa cosa può avvenire, ma immaginate davanti ai licei. Cioè, aprono più ingressi, le scuole? Aprono più ingressi, esatto, e si entra scaglionati uno alla volta. Mascherina a uno a uno si entra. Questo è il gel che ci è arrivato. Questi 29 diciamo servono per un giorno. Ma per un giorno neanche, perché io ho 41 classi. E ci sediamo al banco e al banco possiamo non tenere la mascherina. I banchi, lo sappiamo, sono distanziati 1 metro l'uno dall'altro, sono banchi singoli. Bene, però se ci alziamo mettiamo la mascherina. Ci sono le preoccupazioni di queste mascherine che purtroppo i ragazzi non ascoltano. Comunque in classe quando si è seduti ai banchi non sarà obbligatorio? Guardi, non sono sicura, forse la devono tenere per forza.
penso, perché in questa scuola non ci sta il distanziamento, da quanto ho capito. Cosa vorrà dire questo nastro nero e giallo che c'è per te? Certo che è la vostra classe. Perché c'è scritto terza? Perché terza? Il comitato tecnico scientifico ha fatto molto bene a togliere la mascherina, per esempio, ai bambini della scuola dell'infanzia di 4-5 anni, ma si è dimenticato che i bambini di 6-7 anni pure non stanno con la mascherina. La mascherina ai bambini di 6-7 anni, quando vanno in bagno, gli cade, quando sì. giocano, gli cade. Questa mascherina verrà pasticciata dai pennarelli dei bambini. Questa mascherina cadrà a terra non so qualche volta, allora, quante volte, aspetta, si strapperà chiaramente come le nostre mascherine e quelle di Arcuri, sono una al giorno. Quante ore hai fatto con le mascherine, con la mascherina sul viso? Quante ore sei rimasta? 3 ore. Ma che le mascherine siano appunto inapplicabili nei termini in cui sono state proposte nella scuola e soprattutto per i più piccoli, credo che sia un fatto di mero buonsenso capirlo e riconoscerlo. Guardi, detto francamente, non la regge nemmeno un adulto 5 ore di mascherina fissa. Figuriamoci se i ragazzini possono reggere 5 ore di mascherina in classe. Dai, regà, se torna a scuola, Mario ha starnutito. Vediamo come avviene questo dialogo. Vediamo, ecco gli studenti che vanno a scuola. Dai, regà, se torna a scuola, dai, corri al primo banco, corri al primo banco. No, al primo banco ci vedete, io vado all'ultimo. Oh, ecco, occhio, Mario ha starnutito. Ha starnutito, Mario. Ma che sei matto? Ma chi ce va a scuola? No, 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 tornano tutti a casa. Tornavo tutti a casa, Mario ha starnutito. C'è la paura che possa succedere qualcosa e che venga di nuovo chiuso tutto? Allora, chiaramente il rischio zero, insomma, non c'è su nulla. La paura c'è, è normale, però la paura, quando è buona, insomma, quando ti permette di superare gli ostacoli, ti permette di risolvere i problemi, allora ben venga. È la piazza del popolo italiano. Numericamente Roma non è Berlino né Londra, ma anche l'Italia ha il suo popolo contro la dittatura sanitaria. Tuonano contro il distanziamento e le mascherine, il tutto rigorosamente assembrati. Chi sono? Ci sono le mamme per la libertà? Speriamo che si fanno in questa maniera, che i bambini stanno a casa, perché se devono andare con le mascherine e tutti bardati come voi, c'è sotto qualcos'altro di più grosso. Se ci vogliono lobotizzare. I nonni? Sto combattendo per i miei nipoti. Non sono contro i vaccini, ma sono perché uno possa liberamente scegliere se farlo o meno. Gli audaci? Sono immunodepressa. Pure? Pure, e non ho mai avuto paura. Vittoria! I rivoluzionari e i credenti. Professore, ma lei che dice che una pandemia non è mai esistita, con i morti che ci sono ancora? Purtroppo io non sono capace di raccontare bugie. La pandemia non c'è mai stata, ci sono stati zero morti. Zero morti per Covid? Zero morti per Covid, non c'è mai morto. E i 35.500 morti di che cosa sono morti, sono professore? Sono morti di tromboembolia polmonare. No, con lei mi interessava parlare, sa perché? Perché è un conto che se trovo qualche cialtrone in piazza, vabbè, ma lei è un professore che dice che io la pandemia... Sono anche molto bravo. Ma la pandemia non è mai esistita. Non è mai esistita. E il Covid non è mai esistito. Perché lo danno di intendere agli imbecilli. Ma il Covid è mai esistito? Il Covid non ha mai isolato nessuno. Non ha mai isolato nessuno. No. E a Wuhan che cosa hanno isolato, ragazzo, allora? Non ragazzo. Mi tocchi mettere le distanze. Per sicurezza. Va a cagare, idiota! C'è tutto il Covid qua dentro, sono sintomatico, Devo dire che questa mi ha fatto ridere. Posso capire che ci sono state delle resistenze a mettere in atto il lockdown e che ovviamente il lockdown ha danneggiato l'economia. E da qui a dire però che il lockdown non si doveva fare e che possiamo far finta che questo virus non esiste, mi sembra veramente tutt'altra storia e, ripeto, pericoloso. Pericoloso anche in paesi come questo, dove l'assistenza sanitaria non ce l'hanno tutti. Devi scendere in campo! Come si fa a negare un virus? Ma infatti nessuno di noi nega un virus. Il Covid esiste, però è un'influenza. Infatti non c'è nessuna emergenza. Non ci sono
terapie intensive piene, non ci sono più, ringraziando Dio, morti, ci sono persone che hanno l'influenza, che vengono curate e tornano a casa. Noi sappiamo che quei 35.000 presunti morti da Covid non sono morti di Covid, ma con il Covid forse. È morto il virus non c'è più, toglietevi la mascherina. Allora lei è malata, c'è il Covid. Se non ti togli la maschera io non posso sentire. Esatto, no. Brigliadori, no? È lei, giusto? Sì. Può sentire gente con la maschera. Poi qua, se non c'è libertà non c'è niente. Ci state togliendo tutto! Salute, soldi, libertà, lavoro, vita! La dittatura che vogliono mettere sui bambini a scuola non va bene, i bambini vanno lasciati liberi, non li puoi mettere in una stanza con i banchi a rotelle, non puoi, i bambini hanno bisogno della libertà perché sono espressione, sono gioia e sono amore. Ma e devono c'è rimanere. Un virus? No, non, è, non c'è nessun virus, il virus è lo Stato, il virus è la Raggi, il virus è Conte, il virus sono tutti i nostri politici e devono lasciarci in pace perché noi siamo liberi e vogliamo rimanere tali. Ce l'ho qua la mascherina, non ce l'ha nessuno. Io, allora, però, io sono libera di usare la mascherina. Ma non qui, libera scelta, libera scelta, no mascherina, no mascherina. Colloquio di qualsiasi genere per con chi porta la mascherina. Però prima il mio collega la tauta. No, perché è arrivato tradimento per... Quindi niente. E quindi siccome lei non è un imbecille, non lo fa tradimento, non le va. Quindi noi diciamo no alle mascherine, che sono oggigiorno un segnale di paura più che un segnale di prevenzione sanitaria. Non se la mette, non ha paura? No, no. Io credo che ci sia il virus, ma siccome credo moltissimo negli anticorpi... Se mi domanda se esiste il virus, assolutamente sì. Se siamo in pandemia, assolutamente no. Tutti i vaccini sono stati perfettamente inutili quando non dannosi, ma questi sono dati ufficiali. Non c'era uno che fosse d'accordo con l'altro, cioè c'erano dai nazisti dell'Illinois alle mamme che ci tenevano ai bambini, a tutta una serie di personaggi usciti da Woodstock con i tamburi e le gonne lunghe. Insomma, c'era una quantità di visioni del mondo diverse, però tutte puntate verso la stronzata. Da profana quale sono, penso di aver ascoltato una serie di castronerie straordinarie, però il medico è lei, quindi mi dica lei. Ma io sono sconvolta ad ascoltare queste cose, cioè davvero fa male perché è un fallimento generale. Ormai c'è il sabato negazionista. Ogni sabato c'è una manifestazione di tipo negazionista qua a Roma, Diego. Sì, sì, è un periodo che Piazza del Popolo va via così. È vero? Sì. Questa che abbiamo avuto sabato scorso... Stop 5G. Stop 5G, 5G perché sì. Perché siete in piazza oggi? In Piazza del Popolo, per contestare il 5G. No, ma cosa contestate del 5G? Che non vogliamo che mettano sto 5G. Ma perché non lo volete? Cioè, qual è il problema del 5G? Perché? Stop al 5 giga, so troppo, hanno toccato il fondo. Sono troppi 5 giga? Troppi. C'è chi cerca di approfondire la questione dal punto di vista tecnico. Cioè, ma la differenza tra 4G e 5G qual è? La risposta tecnica migliore per me è questa. Rispondono, dice 1G e... 1G. Alla fine. È 1G. Vai fuori, ti ho rotto, falso. Addirittura. Sei falso. Per favore, vai uscire. Ma perché dobbiamo uscire? Lei è un falso, come Conte, fuori. Oh, stiamo calmi. Stiamo calmi. Che siete per le piazze libere, andate per la fuori, libertà. Siete falsi. Ma pandemia esiste o no? Non esiste, è tutto falso, sono numeri inventati. E perché avrebbero inventato questi numeri? Per vaccinare il popolo. Vogliono vaccinare tutti e far diminuire la popolazione. È tutto falso. Vaccini che già sappiamo sono anche microchip, quindi rimbambendoci. The idea that we're going to have a vaccine in 2 or 3 months and then all of a sudden this virus is going to go away, I would love to be here saying that to you.
but that's just not realistic. We're working very hard on therapeutics and a vaccine for the China virus. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. I believe we'll have the vaccine before the end of the year, certainly, but around that date, yes, I think so. There is no silver bullet at the moment, and there might never be. I vaccini per un virus che non conosci non si improvvisano. Allora si poteva cominciare a lavorarci prima, sapendo che i coronavirus erano uno dei principali agenti virali a rischio pandemico. Oggi voglio partire da lui, da Willy, da questo piccolo gigante ucciso a 21 anni senza una ragione. Ti vorrei far vedere cosa è diventato il luogo dove Willy è stato ucciso di botte per avere cercato di sedare una rissa che vedeva coinvolto un suo amico. L'ausenza, ausenza. Se asa un ti ves, pa voar. Guarda, ti devo dire la verità che la storia di Willy mi ha profondamente colpito, anche se purtroppo viviamo un tempo di violenza, viviamo un tempo in cui le parole odio, razzismo sono all'ordine del giorno. Rispostiamo alla lesca orecchie che danno sulla strada. Sono coglione del pelleccio. Quella che è successa nelle scalette. L'episodio di Colleferro è sicuramente agghiacciante, ma non è l'unico, insomma, è sicuramente il più recente, il più terrificante, ma mi sembra di poter dire che a partire da quello che succede in rete, sui social, è come se fossimo ormai un po' assuefatti, no? da quanta violenza ci circonda, e questo secondo me è molto pericoloso. E qui si parla di violenza normalizzata, sport pericolosi fatti per uccidere come queste arti marziali particolari, l'MMA, di razzismo, fascismo, culto del corpo, della violenza. Dobbiamo sempre dare una lettura, la sua lettura qual è? No, qui è l'odio, qui è lo sdoganamento dell'odio. L'odio è diventato un'opinione legittima, ma assolutamente... L'odio è diventato un'opinione. È diventato un'opinione legittima, viene venduta normalmente nelle aule della politica, tranquillamente, viene venduta nei dibattiti televisivi, nei talk show. Cioè l'odio è diventato un'opinione assolutamente accettabile. Se un gazelle un fosse, va a correre se ne cancera. Tanto già ne fosse io, non stava mamma Voglio solo abbracciare Lucia, la sua mamma, che si sente in colpa per averlo fatto uscire quella sera. No, Lucia, non devi metterti in colpa di niente, sono altri quelli che devono vergognarsi, molto, moltissimo. È scesa in strada nel giorno più duro, quello dell'autopsia. È Lucia, la madre di Willy, il ragazzo ucciso in un pestaggio a Colleferro sabato scorso. Ha attraversato il suo paese, Pagliano, circondata da una comunità intera. Bravo ragazzo era, bravo ragazzo. E pure i genitori che ci hanno ammazzato il figlio. Hanno massacrato un ragazzino che non aveva nessuna colpa, buonissimo. Forse era il più bravo del paese. Parlo di Willy perché? Perché lui sta dentro questa storia. Lui sta dentro una storia in cui, e ci ha rimesso la pelle, in cui qualche deficiente ha pensato che ci fossero i vincenti, cioè loro, e i perdenti, cioè chi subisce, e che questa contrapposizione si basi esclusivamente sull'ostentazione della forza bruta. Allora, nel branco dei lupi ci sono due esemplari,
che vengono denominati i dominanti, gli alfa. Sono quelli che hanno delle prerogative all'interno del gruppo. Sono quelli che cacciano e che mangiano per primi la preda, sono gli unici che si accoppiano. Gli alfa sono coloro che camminano davanti agli altri. E come scelgono i lupi nel branco chi è alfa? Beh, ogni tanto ci sono dei combattimenti in cui con la forza bruta si decide chi è alfa e chi non lo è. Ma questo accade però fra i lupi, accade nel branco. Noi non siamo animali, noi non siamo bestie, noi siamo invece esseri umani, dotati di logos, e quindi il nostro non è un branco, è una comunità. Non era certo una novità vedere un branco, di persone che si credono forti, inveire e poi uccidere addirittura la vittima che non può far niente per difendersi davanti al branco. Ma chi è più forte? Sono più forti quelli del branco che adesso chiedono insistentemente di stare isolati nella prigione e che si fanno forza uno con l'altro con le loro masse muscolari, o una meravigliosa vittima come Willy che nella sua estrema debolezza che viene ucciso è un forte, è un uomo che sceglie, che fa la scelta della sua generosità verso l'altro. Credo che sia arrivato il momento di cessare di considerare chi non la pensa come noi come un nemico da abbattere, da uccidere, ma semplicemente come un avversario con il quale cercare di parlare per cercare di capire da dove nasce il suo odio nei tuoi confronti, e perché solo così, a mio modestissimo modo di vedere, si potrebbe riuscire a trovare una soluzione. Siamo sconvolti, l'abbiamo poc'anzi ricordato, per la morte di Willy, pestato con crudeltà per aver difeso un amico contro la violenza. Il suo volto sorridente resterà come un'icona di amicizia e di solidarietà che richiama i compiti educativi e formativi della scuola. La cultura è una questione fondamentale, la scuola è una questione fondamentale. Certe cose accadono anche perché siamo uno dei popoli più ignoranti d'Europa, perché siamo uno dei popoli che legge di meno, perché mettiamo la scuola sempre all'ultimo posto, perché mettiamo i musei, i teatri sempre all'ultimo posto, e poi si formano delle generazioni di persone che hanno una sottocultura che poi può portare anche a fenomeni di violenza. Ed eccoci a questa fotografia, dove Willy, guarda caso, sta a scuola, sul banco. In questo paese fra pochi giorni ricominciano le scuole. Allora facciamola una riflessione seria sull'importanza delle scuole. La scuola è quel luogo in cui si afferma la differenza sensazionale fra il branco e la comunità. La notizia di cronaca che ha fatto più scalpore riguarda l'omicidio di Willy a Colleferro. Si è scoperto che coloro che facevano parte del comando, diciamo, che ha ucciso Willy, prendevano il reddito di cittadinanza pur facendo vacanze sfarzose, avevano macchine di lusso, ma prendevano il reddito di cittadinanza. Adesso, diciamo, col fatto di cronaca si è scoperto questo e dovranno restituire anche questi soldi. Ma è possibile che non vi sia nessun tipo di controllo? Ma lo fanno da sempre, è una cosa recente? Questa storia deve rimanere come un monito per i ragazzi. Quelli, per esempio, che vorranno mai di nuovo fare i bulli a scuola e che vengono sempre segnalati come quelli forti, come quelli prepotenti, no, sono i più deboli. E questo va tenuto presente, che le vittime sono più forti e che questi bulli sono i più deboli della società. Qui nessuno è Dio, quella vita degli altri. Noi tutti qui presenti ti auguriamo buon viaggio, fratello. Che sia fatta giustizia. Ma sono il pensamento viaggiare semi tu. Mi ha liberato un te e sono nessuno. Si gana se clara, sin saber pa dónde lumia pa dónde va. Ay, soledad, es un signo.
Questa mattina voglio ripartire da lei, da Maria Paola, che tutti chiamavano Paola, uccisa perché amava Ciro, che è nata Ciro. Anche questo è un caso, no? Che nasce dall'ignoranza. È vero che sono logiche mafiose, sono logiche di controllo, nel senso che sono logiche di potere e di possesso. È stata uccisa a Caivano da suo fratello, in motorino, dopo un lungo inseguimento, perché era fidanzata con un trans, una donna che si sentiva uomo. Qui si parla di controllo della vita degli altri, cioè tu sei di mia proprietà. La famiglia di questa ragazza, anche i genitori, hanno convenuto che lui, Ciro, non era un uomo per lei. Io ricordo di Maria Paola perché è passata nei banchi della mia scuola, quando era più piccola la scuola media. Non conosco assolutamente Ciro. Io sto parlando di Paola, che ho avuto la gioia di vedere incrociare i suoi occhi. Mi è sempre apparsa molto determinata, vogliosa di esserci, ma aveva bisogno di aiuto, perché aveva un'irruenza, aveva un'energia che andava canalizzata, andava guidata. Questa guida molte volte in famiglia non la si trova, perché la stessa famiglia è presa da altre problematiche, non riesce a declinare un giusto intervento. Penso che sia un discorso di ignoranza culturale e anche di prepotenza, forse in questo caso anche un po' di maschilismo, no? Perché dobbiamo dire, voglio dire, a te chi ti importa tua sorella con chi sta? Se ti permetti di sindacare con chi sta tua sorella, significa che tu ritieni di poterlo determinare, ritieni di avere un controllo, di essere legittimato ad avere un controllo di tua sorella, ma non solo, ritieni che tua sorella e con chi sta tua sorella ti definisca, e non sei in grado di reggere rispetto alla società il fatto di avere una sorella che ama un trans, sostanzialmente, e quindi questo ti squalifica nella logica del gruppo a cui appartieni. Perché se mi cade la tatuaggio, mi dice tutto quanto, per io purissimo. E io faccio di da più uccidere, ma lei, ho portato a perdere. Non bisogna etichettare il fratello ma assassino, no? Che a parte il fatto non è che l'ha ucciso, è andata per la rabbia, poi, e se capitate che capita, ha battuto la testa. E qui forse c'è il discorso culturale, no? Perché, perché tu devi uccidere questa ragazza? Lo fai perché questo amore nella tua testa ti abbassa come grado di accettabilità nel tuo contesto sociale. Parco Verde, tra l'altro, una zona tristemente nota, no? Sì, nell'interland napoletano. Io ho pensato quello che penso sempre in queste occasioni, cioè che la terza città del paese che rientra nel G7, quindi in uno dei 7 paesi industrializzati del mondo, ha larghe fasce del territorio che non sono sotto il controllo dello Stato. Questa è una cosa che viene magicamente in evidenza in occasione di questi eventi. Di questi eventi che sono clamorosamente emblematici della arretratezza, del degrado, dell'ignoranza, della mancanza di cultura. A me ha fatto moltissima impressione vedere i manifesti funebri di tutta la famiglia intera, i genitori e il fratello omicida, che piangevano la tragica scomparsa. Cioè, hai appena ucciso tua sorella e i tuoi genitori in qualche modo sostengono che ha sbagliato lei. Dentro a quel contesto lì, che è un contesto strutturale, è il contesto, cioè, delle periferie di cui stiamo parlando, poi si va, come dire, a innestare una sottocultura che è quella del dagli al femminillo, che è quella della caccia al diverso. Tieni conto, questo è... Oggi ne abbiamo scritto sui giornali, un paese dove non si riesce, ed è molto controversa per molti, questa cosa, a fare una legge in cui determinati reati di omofobia vengano colpiti. È vero o no che in questo momento storico nel nostro paese è invalsa una sottocultura per cui, insomma, se gli diamo 4 schiaffi se lo sono meritato? Esatto, esatto. Secondo me non è male se ci facciamo una bella legge sopra, per prendere per le orecchie certe persone. In questa vicenda c'è un'ignoranza e proprio veramente sono degli abissi culturali, che qui ha a che fare tanto anche con il tema del rispetto dell'identità di genere delle persone. Ciro è all'anagrafe e biologicamente nasce donna e fa un percorso per diventare uomo, quindi conosce e si innamora di questa ragazza nella sua identità maschile.
Il racconto che i giornali hanno fatto, ma che anche i telegiornali hanno fatto, è stato il racconto di un amore omosessuale. Vedere, ma io quando ho visto nascere si baciano con le due qua, stava la signora. Cioè, già rispetto alle persone anziane. Quando poi viene anzitutto una cosa normale, cioè, a dire, diciamo il fratello, bisogna vedere come scoliva la cosa, come la sputtanava la cosa. Non andiamo con questa sola affetta, perché cosa ci stava succedendo? La cosa che più mi ha addolorato di questa vicenda è l'espressione "l'ha infettata". Allora, qui tu ti rendi conto che c'è veramente un fallimento. È successo perché lei l'aveva infettata. Allora, qui c'è tutta la drammaticità di ciò che purtroppo succede in determinati contesti, in cui evidentemente qui c'è la responsabilità della politica e quei luoghi sono stati lasciati totalmente trascurati. E ci si sorprende, ci si scandalizza, ci si indigna, salvo poi passare avanti e passare ad altro. Il Parco Verde Caivano ha quasi il 50% di dispersione scolastica. Un ragazzo su due non va a scuola nell'età dell'obbligo. La scuola, nel mentre li ha questi ragazzi, poi scelgono altri tipi di indirizzo. Lei è ritornata da me dopo un insuccesso scolastico. Io sono arrabbiata perché vorrei immaginare il mio paese che avesse questo cognome, questo nome, in un database per guidarlo fino alla maturità, non soltanto fino a 18 anni, a 16 anni, perché poi può anche non venire a scuola, ma in queste realtà questi ragazzi andrebbero accompagnati fino a che non devono raggiungere veramente l'equilibrio. Ieri ero collegata, ieri sera, con la scuola di Caivano in cui Maria Paola ha studiato. La sua insegnante Eugenia mi ha detto una cosa molto importante, mi ha detto era una morte annunciata. Era una morte figlia dell'indifferenza, l'indifferenza in cui queste storie si consumano. La stessa indifferenza forse da cui è circondata la scuola, verso cui tutti fanno finta di non vedere i problemi atavici che ci sono. La scuola, la cultura, il confronto continuo sono anche antidoti al virus della violenza e dell'intolleranza, che può infettare anch'esso. Affidiamo a questi ragazzi un altro messaggio. Con la scuola si possono raggiungere tutte le libertà. Io credo che c'è un filo comune tra quello che è successo a Colleferro e Maria Paola. Userei una parola che lega tutto quanto insieme, che è una parola a volte abusata, ma che mi sembra questa sera dobbiamo gridarla. Il filo è l'amore. L'amore. Un atto di generosità, una reazione non di indifferenza ma di amore per fare da paciere rispetto a un amico che veniva beffeggiato e calpestato. Ed è una storia di amore, quella di Caviano tra queste due persone. E quindi il filo è l'amore, vi prego. Mancano meno di due ore all'inizio dei funerali di Maria Paola. È spuntato all'esterno della chiesa del Parco Verde di Caivano un manifesto inviato da Ciro. Pochi minuti fa sono arrivati fuori dalla chiesa due giovani ad affiggerlo. Correvamo soltanto verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola ma grande felicità. Ovunque sarà il cuore, sarà lì con te. Chiamerò oltre le nuvole. Questo è il cartellone che Ciro ha fatto portare dai suoi amici, anche con le immagini della sua storia con Maria Paola. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Hey, hey, hey.